Hai visto cosa è successo nell'ultima puntata di Uomini e Donne? Fabio è finito al centro di una polemica che lo ha portato ad abbandonare lo studio, lasciando tutti senza parole. Maria De Filippi ha provato a calmare gli animi, dando alle dame e ai cavalieri la possibilità di ballare per un attimo di distrazione. Ma Gemma Galgani ha avuto una discussione accesa con Pietro, rimproverandogli di aver fatto un complimento a Patrizia senza considerarla. La tensione è salita ulteriormente quando Tina Cipollari ha colto l'occasione per lanciare una frecciatina a Gemma Galgani, sostenendo che le sue previsioni su di lei si stiano avverando. Patrizia ha preso le difese di Pietro, sostenendo che Gemma abbia esagerato nel suo comportamento e insinuando che forse il cavaliere non le interessi tanto quanto dice. Anche Barbara De Santi ha espresso il suo parere su Gemma, sostenendo che anche lei pensa che Pietro non le piaccia veramente. Gemma ha risposto piccata, facendo notare che in passato Barbara si è comportata in modo molto peggiore con altri cavalieri di Uomini e Donne. La discussione è diventata sempre più accesa, con Gemma che si è sentita tradita dal mancato sostegno di Barbara. Insomma, la puntata è stata ricca di tensioni e confronti, con Gemma Galgani al centro delle polemiche. Le dinamiche del programma sono sempre imprevedibili e le emozioni sono sempre alle stelle. Non resta che aspettare il prossimo episodio per vedere come si evolverà la situazione e se ci saranno chiarimenti tra i protagonisti. Resta sintonizzato per non perderti neanche un dettaglio di questa avvincente storia.